Ciao a tutti, io sono Martina e lei è la mia adorata maialina Gigia. Gigia me l'ha regalata la mia mamma, che purtroppo ora non c'è più, e l'ultimo regalo è stato salvare questo animaletto per farmi compagnia. Dove l'abbiamo adottata, abbiamo visto che gli altri fratellini mangiavano, stavano bene, mentre lei era stata allontanata dalla mamma, quindi era la più debole, quella che veniva allontanata da tutti, e proprio da lì abbiamo scelto di prendere lei. Lei sta con me da circa un anno e mezzo, mi ha portata tanta, tanta gioia e un amore infinito che non credevo fosse possibile, così tanto amore verso un animale, nel senso che lei per me è diventata una figlia, una parte importante della mia vita, e facciamo tutto insieme. Lei vive perennemente con me. Ti piace, eh? Loro, a differenza di quello che si pensa, sono animali molto intelligenti, forse anche più dei cani. Uno a te e uno a te. Gigia, quando è arrivata a casa, c'era già anche la nostra cagnolona di 10 anni, Samoa, e si sono subito trovate bene, hanno interagito e giocano spesso insieme. La nostra vita praticamente è in simbiosi e mi segue ovunque. Guarda, Gigia, hai iniziato il tuo programma preferito! A lei piace molto essere coccolata sulla testolina. Sì, Gigia. Gigia! Cucù! Ciao! Ecco l'amore della mamma. Ovviamente adesso andiamo a fare una passeggiata e, visto che Gigia è così tanto piccola, dobbiamo vestirla perché sente sempre molto freddo. Noi veniamo spesso al parco, ci divertiamo a fare agility, la ginnastica, per tenerla sempre in forma, anche se è così piccolina. Vai, Gigia, vai! Vai, veloce! Vieni, mamma! Brava, brava, brava! Vieni, vai, veloce, veloce! Bravissima! Io e Gigia adesso vi salutiamo, mi raccomando, difendete tutti gli animali! Ciao Michela, un bacio!